Ragazzi, preparatevi perché abbiamo comprato l'attaccante più forte di FIFA, l'attaccante più forte del mondo, l'unico giocatore che può cambiare una carriera da solo. Voglio per forza 8.000 mi piace, dobbiamo arrivarci. Io vi lascio al video, guardatelo tutto, bella! Ragazzi, qui è Giulia360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 13 con la carriera di allenatore con il Genoa su FIFA 19. Che cosa faremo in questo video? Giocheremo l'ultima partita del mese di dicembre, ovvero quella in casa contro la Roma, e poi inizieremo il calciomercato di gennaio. Abbiamo pochissimi soldi da spendere, però forse se facciamo qualche sacrificio possiamo prendere qualche giocatore. La formazione l'ho preparata ed è questa qui, siamo al 100%. Giovinco ha riposato, Pellegri ha raggiunto l'80, così come Tonali. I nostri giovani piano piano stanno crescendo. A questo punto non ci resta che giocare la partita contro la Roma e poi vediamo un po' che cosa riusciamo a fare in questo mercato. I soldi sono pochi, però cercheremo di fare il possibile. Questa è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Siamo addirittura sotto la neve a Genova. Molto bene, inizia adesso Genova-Roma. Cosa? Cosa ha fischiato? Ha fischiato fallo per questo intervento qui. Io me ne vado. A sinistra e ci fa pure il cucchiaio. Va bene, calma, questa è vinta, sicuro. Giovinco, diventa buona per Birlek. Il tocco per Pellegri che si gira. Pellegri, bellissimo per il tocco dentro. Ed è tutto buono, l'abbiamo pareggiata subito con Amato Ciciretti, 1-1. Ci siamo ancora, Tonali, occhio, diventa buona per Birlek che fa la finta su due. Poi il tocco per Tonali di prima per Giovinco con il destro. Rimane lì, dentro per Giovinco. In due minuti la ribaltiamo, 2-1. Con noi non si scherza, solita esultanza di Sebastian Giovinco e 13° gol in campionato per lui. Ciciretti, insistiamo ancora, Sebastian Giovinco, Lasovic non si riprende, il tocco per Tonali, Tonali con il mancino, no, pallone fuori. Tonali, perché? Ti soffi il naso con le mani. Tonali, cosa stai facendo? Pallone fuori. 87°, possesso palla della Roma, io sono su difesa d'oltranza, la stiamo gestendo e non stiamo rischiando niente. Occhio perché ho parlato De Rossi con il destro. Parata di cranio che la tiene lì, evita anche il calcio d'angolo e va bene così. Tienila lì, io non rilancio, rilancio solo quando il tempo è ormai scaduto. La rimontiamo, vinciamo 2-1 e ci portiamo a casa 3 punti fondamentali. Con 4 tiri a 4. Si è visto poco, come avete notato, però non fa niente, l'importante è aver vinto. A questo punto voglio inaugurare questo calciomercato di gennaio facendo una mossa che a qualcuno di voi non piacerà. A inizio carriera io volevo puntare tantissimo su Piontek, lo stavo anche allenando, ma lui non rende. Inoltre, in panchina abbiamo lui, Kwame, un giocatore di 22 anni che ha un potenziale di 86 mi sembra e che giustamente vuole giocare. Quindi noi siamo costretti a vendere uno tra Kwame e Piontek. E arrivati a questo punto purtroppo la scelta cade su lui, perché lui non può migliorare più di così. A 24 anni forse arriva a 80, forse a 81, ma se dobbiamo ragionare a livello di carriera dobbiamo vendere Piontek. E giustamente mi arriva l'offerta per Kwame. Tutto normale. L'offerta di Kwame l'ho rifiutata e siamo arrivati alla partita contro il Milan. 5 gennaio 2020. Formazione confermata, Pellegri inamovibile lì davanti, Lasovic ha recuperato e andiamo subito a giocare questa partita. Siamo a San Siro, non sarà facile, ma dobbiamo vincere per non far andare troppo lontano il Napoli, che si trova al primo posto. Questa è la squadra comunque. E noi signori ci vediamo in campo, sperando che vada tutto bene. È tutto pronto, lo stadio è pieno, inquadrato Donnarumma e inizia adesso Milan-Genoa. Attacca il Milan,
Che gol ha fatto Samson? Questo è uno dei miglior gol che io abbia mai subito in vita mia. Con il numero 30 all'esterno destro alla Quaresma. Guardate lì che traiettoria. Pallone nel 7, imparabile. Ancora loro. Portu, attenzione qui. E vabbè. E ragazzi, che devo fare io? Altro tiro imprendibile, visto da mille angolazioni. Questa volta ce lo risparmiamo. Ottavo gol in campionato per Portu. E 2-0 Milan. Incredibile. Pellegrini. Appoggia per Ciciretti. Qualcuno che si faccia vedere. Ho visto Pellegri con il destro pallone fuori. Dai Pellegri, ti sto dando fiducia. Non sbuffare. Rimani concentrato che la partita è lunga. Devi segnare. Ciciretti diventa palla per Pellegri, che appoggia per Giovinco, che può andare fino in fondo. Giovinco in mezzo a due. Ok, di prima. Bellissimo. Per il destro. No, cosa ha preso Donnarumma. Pellegri sbaglia un altro gol, ma questa volta non è colpa sua. Ciciretti diventa palla per Birlek. Tonali prova la botta con il destro pallone dentro. Che gol di Tonali. Rispondiamo ai super gol del Milan. Nella nostra squadra segnano tutti tranne gli attaccanti, anzi tranne la punta centrale. Giovinco vorrei fare un'ultima azione. Il tocco molto intelligente per Lazovic, che è stremato. Lazovic l'ha sterzata, poi appoggia per... Ok, Pellegri. Giovinco col mancino e parata di Donnarumma. Senza neanche sapere come abbiamo fatto questa azione. Sarà calcio d'angolo comunque. Occhio di testa, non ci arriverà mai nessuno. Ma insistiamo ancora. Birlek dalla distanza e parata di Donnarumma. Ci ho provato per non subire subito il contropiede. Due di recupero e non c'è più tempo. L'arbitro fischia alla fine. Abbiamo bisogno di un bomber. Pellegri ovviamente non va venduto, perché lui diventerà fortissimo. Ma abbiamo bisogno nel frattempo di un attaccante che ci garantisca almeno 10-15 gol a campionato. Non stiamo chiedendo tanto. Il nostro miglior marcatore è Giovinco, che ne ha 13. Ma non è un attaccante, lui è un trequartista. Non possiamo puntare solo su di lui, perché quando viene a mancare, come in questa partita, non sappiamo che cosa fare. Intanto devo rinnovare il contratto di Lazovic. Delega rinnovo, va bene tutto, vediamo se accetta. Ruolo importante, ottimo. L'importante è non perderlo. Romulo è stato ceduto per 5 milioni. Ne abbiamo 3 da spendere e io voglio fare una pazzia. C'è un attaccante straordinario di 24 anni che ha fatto la storia della carriera con il Cambridge. Un giocatore buggatissimo, un giocatore che la butta dentro da tutte le posizioni, un giocatore che non sbaglia mai. Stiamo parlando di Uche, che gioca nel campionato scozzese. Per lui è troppo poco quel campionato, lui deve venire con noi. Offerta di 2 milioni per Claudio Spinelli. Purtroppo, anche se è un giovane molto interessante, 22 anni con 71, nella nostra squadra non troverà spazio. C'è Kwame, arriverà Uche, c'è Piontek per il momento, c'è Pellegri che cresce. Mi dispiace, ma io accetto. Mi è arrivata un'offerta di 15 milioni per Cragno. Io voglio trattare, perché Cragno ha 25 anni, ha 79 di valutazione e, come voi sapete, non ha reso tantissimo. Quindi trattiamo l'offerta, perché a 20 ci possiamo arrivare. 20 secchi. Vediamo un po' che cosa ci dicono. 16 e 6. Veniamoci incontro e chiudiamo a 18. Hanno accettato. Molto bene, siamo riusciti a prenderlo, anzi a venderlo al prezzo più alto possibile. Contro l'Atalanta non voglio giocare. Partita sulla carta abbastanza semplice. Vediamo che cosa fanno. Vinciamo 2-0. Ciciretti, Giovinco. 9 milioni per Criscito. Io accetto subito. Ragazzi, Criscito ha 33 anni, è un 79. È vero che è il nostro capitano, ma dobbiamo pensare al bene della carriera. Accettiamo i 9 milioni dall'Inter, che sono tantissimi per Criscito. È stato venduto Cragno ed è stato venduto anche Criscito. Riusciamo a giocare momentaneamente con un portiere. Dovrebbe esserci Santoro, giocatore molto molto interessante, perché ha 68 di valutazione e ha 17 anni. Giocatore che viene dalla primavera. Ovviamente non restiamo così, perché sto seguendo un portiere molto molto promettente della Ligan. C'è un portiere italiano giovanissimo che è appena nato e che potrebbe essere il nuovo Buffon. I soldi ce li siamo fatti, 23 milioni e 46. Uche ha un valore di 3 milioni e 100. Contattiamo subito la squadra scozzese, perché lo voglio prima della partita contro l'Inter. 4 milioni per Uche.
luce. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Offerta accettata. Molto, molto bene. Vi dimostrerò, per tutti quelli che non hanno visto la carriera con il Cambridge, di che cosa è capace questo giocatore. 3 anni di contratto. Grandissimo Uche, che mi segue anche su Instagram. Abbiamo parlato anche qualche volta. Ignoriamo la clausola rescissoria. Ormai Uche è un nostro amico, ragazzi. È uno di noi e deve essere con noi. Ha un potenziale massimo di 74, se non sbaglio l'ho detto anche prima. Adesso è un 71. Io lo lancio in campo al posto di Pellegri. E andiamo a giocare. Siamo a San Siro. Uche esordisce in un campo complicatissimo, ma lui ha vinto la Champions League, quindi per lui queste sono amichevoli. Questa è la squadra comunque, e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto signori, ci siamo, lo stadio è pieno, le squadre sono in campo e inizia adesso Inter-Genoa. Giovinco, possiamo spingere, Giovinco, velocissimo, appoggia per Ciciretti, guarda il movimento di Uche, primo pallone, Uche con il destro, pallone deviato e sarà calcio d'angolo. Ciciretti, insistiamo ancora, Birlek per Giovinco che fa la finta, pallone dentro, di prima, Uche col mancino, no, Handanovic. Cosa ha preso? Cosa ha preso Handanovic? Non ci credo. Parata pazzesca. Insistiamo ancora noi. Ciciretti, il corridoio per Uche che può andare fino in fondo. Uche con calma. Uche con calma in mezzo a due. Uche la sterzata. Uche tranquillissimo. Tranquillissimo. Il tocco per Birlek che poi appoggia per il destro vincente. Di Lasovic 1-0 Genoa. Bel tiro. Siamo stati fortunati perché il pallone è arrivato lì, ma Lasovic è stato bravissimo. Tonali, insistiamo ancora. Birlek prova la botta. Parata di Handanovic. L'Inter sta soffrendo. Siamo al 49esimo. Tanto vale che andiamo avanti così, senza pausa. L'arbitro fischia adesso, mi sa. No, 50esimo arbitro. Ok, fine primo tempo. Tonali diventa buona per Uche, che allarga molto bene per Lasovic. Uno contro uno messo giù, rigore. No, ragazzi, questo è il rigore. Ce l'ha spinto da dietro. Questo è il rigore netto. Giovinco diventa buona per Birlek. Uche prova a fare la finta. Non è vero, Birlek? Per il destro vincente, non è vero, Giovinco. Ok, sfortunato Uche, molto molto sfortunato. Nel primo tempo miracolo di Handanovic e adesso pallone sul palo, bellissimo comunque. Pallone dentro poi messo da Giovinco. Su entrambi i gol c'è lo zampino di Uche e sono contento perché abbiamo preso un giocatore straordinario, vedrete. Insistiamo ancora però, attenzione, Uche con il mancino e pallone dentro. Eccolo qui signori, prendi a calci tutti i microfoni e pallone dentro. Ha messo lo zampino su tutti i gol e poi l'ha messa dentro lui. E tutto buono con il mancino, batte Handanovic. E primo gol in Serie A per Uche. Ha fatto una partita straordinaria. Risponde l'Inter comunque. Attenzione qui, non voglio subire gol. Pallone dentro. Prima sul palo e poi dentro. Grandissimo tiro di Nainggolan. Per fortuna che ne abbiamo fatti 3. Non c'è più tempo comunque e l'arbitro fischia la fine. Vinciamo 3-1. Il migliore in campo secondo me è Uche. E invece no, 9.1 per Birlek. Uche 8.7. Ok. Ha fatto comunque una partita straordinaria. 10 tiri a 3. E andiamo avanti. Il Napoli continua a dominare il campionato, 46-40. Noi cercheremo di restargli attaccati il più possibile, ma il nostro obiettivo non è lo scudetto, è arrivare in Champions League. E ci siamo. Siamo in piena zona Champions. Se Allegri ci chiede di giocare, vedremo Pellegri, perché Uche è veramente forte. L'ho detto 100 volte, ma Uche è un attaccante straordinario, un attaccante bancatissimo su questo gioco che vi consiglio assolutamente di comprare. Non perdetevi comunque il prossimo episodio perché dobbiamo comprare un portiere, anche se Santoro ha 68 con 18 anni, quindi in prospettiva può sicuramente giocare lui titolare, ma un portiere ovviamente lo compreremo, e compreremo anche un terzino sinistro perché questo difensore ha solo 66 di valutazione. Sto seguendo il nuovo Buffon, forse un giocatore giovane italiano che è nato
tornato recentemente nella Ligue 1, quindi potrebbe essere il nuovo Buffon. E sulla sinistra devo ancora vedere un po' chi comprare. Magari se siete arrivati fin qui, consigliatemi voi un nome qui sotto nei commenti. Io vi saluto, questo video lo termino qui. La partita contro il Cagliari la giocheremo nel prossimo episodio e ovviamente finiremo anche tutto il calciomercato. Ai sedicesimi di Europa League abbiamo preso il Monaco e se ce la facciamo ce la giochiamo proprio nell'episodio successivo. Vediamo, dipende quanto tempo ci occupa il mercato. Abbiamo 18 milioni da spendere che ovviamente li spenderemo perché la squadra va migliorata. Detto questo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Uche. Non vi azzardate a dire che non è forte perché mi arrabbio, eh. È un giocatore veramente che merita quel posto e ve lo dimostrerà nelle prossime partite. Io vi saluto, ci vediamo domani con un prossimo video e oggi pomeriggio in live su Twitch verso le 16:30 massimo 5. Attivate le notifiche così appunto non vi perdete nessuna live. Io vi saluto, ci vediamo domani e oggi pomeriggio con la live. Bella!